Bentornati a tutti su CryptoGames Italia, il canale interamente dedicato ai videogiochi che sfruttano la tecnologia blockchain. Oggi vogliamo parlare di una piattaforma che offre diversi servizi ed è già utilizzata da milioni di utenti in tutto il mondo e si tratta di iPlatform. Per prima cosa vi consigliamo di scaricare l'applicazione dal link che come sempre vi lasceremo in descrizione. iPlatform è un'applicazione di crypto banking di ultima generazione, molto semplice ed intuitiva, che ti permette di gestire diversi servizi tutto in uno. L'obiettivo di iPlatform è semplificare la tecnologia blockchain e consentire a milioni di persone di assumere il controllo del proprio denaro, con una fluida interoperabilità tra l'universo economico classico e il metaverso, senza escludere la decentralizzazione. Grazie a tre fasi ben definite, iPlatform mira a diventare una delle principali DAO per il Web 3.0. Nella prima fase abbiamo lo sviluppo di un'applicazione veloce e funzionale, che grazie al suo programma di referral lucidizzato punta a raggiungere l'adozione di massa. L'app combina la funzionalità di un exchange per criptovalute con una banca digitale di nuova generazione, fornendo ai membri una piattaforma all-in-one per risparmi, investimenti, pagamenti e vantaggi nei servizi di uso quotidiano. Il primo obiettivo è quindi avvicinare il primo miliardo di persone alle criptovalute con un'esperienza di utilizzo agevole e che faciliti anche la conversione in valuta fiat come dollari, euro, eccetera, eccetera. Nella seconda fase, AI offrirà ai suoi utenti l'accesso ad un portafoglio non custodial, che fungerà da gateway per il Web 3.0, portando la potenza della DeFi, degli NFT e di tutta una serie di applicazioni alle masse. Ovviamente ci sarà una perfetta integrazione tra l'applicazione AI e la cosiddetta DeFi, ovvero la sua controparte decentralizzata, consentendo così un facile accesso ad entrambe le fonti. L'obiettivo in questa fase secondaria è quello di far sperimentare e far comprendere agli utenti finali il vero scopo della tecnologia blockchain. Nella terza fase ci sarà la creazione di iMetaverse per socializzare, comunicare e vivere interamente il Web 3.0. Inoltre, man mano che la comunità crescerà, ci sarà il passaggio ad una DAO, Decentralized Anonymous Organization, che porterà anche all'integrazione della governance, ovvero il diritto di voto per la nomina di rappresentanti, proprio come in una vera democrazia. Uno dei motivi principali per cui abbiamo deciso di parlarvi di questa applicazione è che al suo interno ci sono 10 diversi minigiochi disponibili per mobile che ci consentono di divertirci e guadagnare ricompense in token AI. Una volta creato il vostro account su iPlatform potete andare a depositare le vostre prime cripto. Per poter giocare a uno dei minigiochi offerti si possono scambiare i Flexible AI per le Game Chips, che serviranno appunto per accedere alla piattaforma iPlay, ovvero il portale di gioco mobile in cui i membri possono competere con classifiche giornaliere, settimanali e addirittura ogni ora. Oltre ai giochi casual per dispositivi mobili, verrà lanciata anche una piattaforma Play to Earn per supportare tutti i membri all'introduzione dei videogiochi su blockchain. Inoltre ci sarà anche la possibilità di creare delle gilde che forniranno risorse di gioco per iniziare a guadagnare senza costi iniziali, oltre a contenuti educativi e coaching per migliorare le prestazioni dei vari giocatori. Prima di tutto ricordatevi che come ogni altra piattaforma di crypto banking bisognerà superare il KYC First Level, cioè la verifica della vostra identità, che vi darà accesso a tutte le funzioni dell'applicazione. I membri potranno in seguito acquistare le game chips con iDollar, sia dal loro account flexible che dalle rewards. La differenza di queste due operazioni sta nel tasso di cambio. Le rewards si possono guadagnare gratuitamente ogni giorno, fino a un massimo di 7 AI dollar, rispondendo a delle semplicissime domande e ognuno di questi corrisponde a 12 game chips. Invece, se decidessimo di scambiare AI dollar dal nostro wallet flexible, il cambio sarebbe di 100 a 1. Fate attenzione che nel momento in cui verranno scambiate, non si potranno più riconvertire in AI dollar, ma solo utilizzate nei vari giochi a disposizione, mentre le chips vinte durante le partite avranno lo stesso tasso di scambio di 100 a 1. Questo potrà sembrare sconveniente, ma in realtà è fatto per proteggere l'intero ecosistema ed evitare che le persone vadano a convertire le monete ricevute gratuitamente in iDollar, piuttosto che sfruttarle per provare la piattaforma e scoprirne tutti i vantaggi e le funzionalità. Per ogni gioco c'è una piccola quota di ingresso in game chips, che viene depositata direttamente nel montepremi. Il 25% dei migliori giocatori dividerà il montepremi e verrà pagato in cash chips, che sono riconvertibili appunto in flexible AI. Come potrete notare, i giochi sono molto semplici e divertenti. Diciamo che permettono di sfruttare quei 5 minuti liberi durante la giornata con un passatempo che può diventare anche remunerativo. Tutte queste applicazioni sono disponibili sul sito iPlay, che vi lasciamo in descrizione. Per tirare le somme, possiamo dire che AI è una piattaforma rispettabile, completa e ricca di funzionalità attive e in via di sviluppo, con una comunità italiana attiva
in grado di fornirvi tutto il supporto di cui avete bisogno. Inoltre, avendo strizzato l'occhio al mondo GameFi, potrebbe risultare molto interessante tenere d'occhio gli sviluppi futuri di quest'app tutto in uno. Bene ragazzi, anche oggi siamo arrivati alla fine di questo video. Come sempre, se vi è piaciuto, lasciateci un bel like e iscrivetevi al canale. Nel caso in cui non vi fosse piaciuto, invece... iscrivetevi sempre al nostro canale e lasciateci un bel like. E fateci sapere cosa ne pensate di questa piattaforma nei commenti. Ciao a tutti! Ciao a tutti! È che al suo interno ci sono 10 diversi minigiochi disponibili. Prima di tutto, ricordate che come ogni... I membri potranno...